Dunque, in primo piano la firma di un protocollo che è già stato definito della portata storica. Parliamo delle procedure per approvare i progetti per la bonifica e la riconversione di Porto Marghera. 4 i mesi di tempo appunto per predisporre le carte, in arrivo 5 miliardi di euro di investimenti, come sentiamo nel nostro primo servizio. Una procedura veloce e trasparente. Così è stato definito l'accordo firmato dal governo e dagli enti locali per la bonifica e la riconversione di Porto Marghera. Il primo passo per arrivarci, come dice il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, è stata la conferma della vocazione industriale dell'area. Per togliere qualsiasi equivoco a chi pensava di fare speculazioni su quell'area. Ora, conferma il ministro dell'Ambiente, la procedura avrà tempi certi. Tempi certi vuol dire che c'è una conferenza di servizi che prende la decisione, non che rinvia un'altra conferenza e poi un'altra ancora. Dove prima servivano anni per arrivare a un accordo, ora dovrebbero bastare pochi mesi. La nostra previsione è che nell'arco di qualche mese si chiudano le procedure. Pochi mesi che non dovrebbero essere più di 4, sono ingenti gli investimenti che aspettavano questo passo. Ci sono in ballo investimenti per almeno 5 miliardi e mezzo di euro e capite che in una situazione come quella italiana un'opportunità di questo tipo non deve essere persa. Gli investitori hanno bisogno di tempi certi e rapidi. Noi dobbiamo consolidare le decisioni di investimento in Italia. Dobbiamo evitare di mandare un segnale per cui è incerta la procedura. Trini è convinto che presto si possa coniugare con bene, grazie al recepimento di normative europee molto chiare e stringenti. L'impresa che corrisponde ai criteri stabiliti dalla direttiva europea non ha bisogno di ulteriori procedure, di ulteriori passaggi, non se ne può più. La chiusura della procedura spetterà alla provincia che per questo motivo avanza una richiesta. Di poter partecipare fino dalle fasi iniziali perché questo permette che nel momento in cui dovrà certificare avrà già tutti gli elementi a disposizione per poterlo fare in maniera, spero, positiva.